Ci sono nel corso della vita dei momenti di verità, dove si vede, secondo le parole di Gesù, chi ha costruito sulla roccia e chi sulla sabbia. E quando viene la fiumana, l'acqua, il vento, la casa costruita sulla roccia rimane salda. Questa roccia è la parola di Gesù, è la fiducia nella sua azione nella nostra vita. È quella che ha espresso molto bene Paolo nella lettera ai Romani, dove scrive che tutto concorre al bene per quelli che amano Dio. Questa è la nostra fiducia, questa è la nostra fede. Addirittura Paolo arriva a dire: che diremo dunque? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Forse la tribolazione, l'angustia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada, potremmo aggiungere l'epidemia. Ma ecco quello che dice Paolo, e questa è la fede che è basata sulla parola di Gesù e quindi rende saldi come la roccia. Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori. Paolo non dice che siamo vincitori, ma che siamo più che vincitori, grazie a colui che ci ha amati. Questo messaggio non è per i forti, ma è per i deboli. Lo stesso Paolo dice: quando sono debole è allora che sono forte. Quindi la nostra certezza è che in ogni situazione il Signore tutto trasforma in bene. È così che dobbiamo affrontare questi eventi, perché l'evento negativo si può affrontare da perdente. Chi è il perdente? È quello che si avvilisce, si piange addosso: oh poveretto, anche questa, non mi va tutto bene, eccetera. E il male già ha vinto il 50%. C'è invece il vincitore, colui che certo non è così sciocco da cercare questi eventi, ma quando vengono dice: vediamo cosa di buono e di positivo posso tirare fuori da questo. Ci sono in noi delle energie di bene, di generosità, di altruismo, che attendono il momento opportuno per fiorire e dopo rimangono il nostro patrimonio, per cui abbiamo la certezza che dopo questa esperienza saremo tutti più forti, più ricchi e più saldi. Questa non è un'illusione, ma ci viene dalle parole di Gesù, che addirittura assicura: chi di voi al figlio che gli chiede un pane darà una pietra? Ci sono degli eventi della vita che possono sembrare pietre che ci schiacciano. No, se noi lo vogliamo, non sono pietre che ci schiacciano, ma pane che alimenta e rafforza la nostra vita. E infine, la nostra sicurezza viene dall'affermazione di Gesù: abbiate coraggio, io ho vinto il mondo. Non è una promessa per il futuro. Gesù non dice io vincerò, ma io ho vinto. Chi si pone a fianco sempre della vita, della luce e della verità sarà sempre vincitore sulla menzogna, sulle tenebre e sulla morte.